Questi sono dei punti di riferimento che bisogna segnarli tutti, che poi si passa un filo segnetto, è fatto. Si prende il cartamodello e si appende. Ecco, questi segni qui bisogna passare dei punti lenti, si lascia un po' di slargo perché non si sa mai, visto che qui il tessuto ce n'è abbondante, possiamo anche lasciargli un 7 centimetri, anche se questo paletto qui 120 dovrebbe essere, 122 è già una bella lunghezza. Sto facendo l'imbastitura del centro dietro, punti piuttosto corti con un filo da imbastire, un filo piuttosto robusto perché il tessuto è un tessuto pesante. Si fa delle tacche in corrispondenza con questi segni, per una maggiore sicurezza, che sono poi degli appiombi che devono combaciare, e questo lo possiamo fare su così e metterlo in un angolo del tavolo. Adesso tagliamo il davanti. Per il taglio ci vogliono delle forbici ben affilate e soprattutto delle forbici molto precise, perché è facile tagliare la parte di sotto più lunga o più larga rispetto a quella sopra. Questa è una manica del palettò che verrà poi fatto un polsino. Polsino che verrà poi fatto in questa maniera qui, viene alto sui 7 centimetri, viene girato rotondo, viene fatto così, e nella punta viene fatto un occhiello con il bottone. E le parti più importanti del palettò sono state tagliate.